tartaruga gigante. Interessanti tuoi amici. Wow, cos'è? Wow. Wow. Ok, wow, telecamera, ok. Salve a tutti ragazzi, bentornati. Continuiamo la nostra avventura su God of War. Io sono Mazzeus, con me c'è sempre il mio caro amico Ventilatore che mi tiene in vita in questa calda, caldissima estate. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo di corsa a salvare il nostro Atreus. Il cuore. Ce l'hai? Sì, ce l'abbiamo il cuore. L'abbiamo strappato dal petto del guardiano, ma ce l'abbiamo. Il dorso della mano. Ah. Sta ancora male. La febbre potrà calare, ma per guarire. Deve conoscere la verità, sapere chi è. Eh sì. Non è così semplice. Tiriamolo più su. Perché non è così semplice? Ciao, sei un dio, fatto. No? Te l'ho detto che anch'io ho un figlio. No, non l'avevi detto. È passato un secolo da quando l'ho visto l'ultima volta. Immagino che Alla quel secolo nascita sia le urine ne reale. predirono la morte. Il neonato che stringevo era così piccolo, così indifeso. Decisi allora che avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerlo, qualsiasi sacrificio. Sei andata via, basta, andata. Ma tutto ciò che feci, lo feci per me. Lasciai che Esatto. le mie esigenze e le mie paure venissero prima dei suoi bisogni. Mi accorsi del suo risentimento solo troppo tardi. Giustamente l'hai abbandonato Non praticamente. fare lo stesso sbaglio. Abbi fiducia in lui. So che la verità non è semplice, ma niente lo è quando di mezzo c'è un figlio. Beh. C'è un maleficio. C'è un maleficio sul ragazzo. Che tipo di maleficio? Non andare senza di me. Non lo farò. Sto meglio. Ma Sì, lo subito? vedo. Super fast. La Sarai febbre in niente, è grado di andata leggere. subito. Per adesso. Non succederà più. Te lo prometto. Fai in modo che sia così. Ma come? Non dipende da lui. Non dipende da lui. Dai. Che significa così? Dai, però glielo dobbiamo dire adesso. Chi Freya, è? Va non lo dimenticherò. bene, ti ringrazio. È tempo di andare. Usciamo di qua? Ma Ovviamente no. No. perché vivi sotto una Fammi tartaruga? vedere. È stato il mio primo amico qui a Midgard. Mi ha Nel offerto un frattempo sono rifugio scongiurato e in dall'altra cambio io parte. lo proteggo dalle creature malvagie della foresta. Sì, possiamo uscire di qua. Cinghiale dorato, tartaruga gigante. Interessanti i tuoi amici. Wow, cos'è? Wow. Wow. Wow, telecamera, ok. Andiamo che è meglio, grazie. Grazie, andiamo. Dai che non c'è tempo qua. Non funziona ancora. Hanno distrutto anche la porta. La barca arriva e quindi qualcuno ha chiamato il Sali, serpente e non va tiro io. bene. Cosa sta succedendo? Chi ha Sei chiamato il silenzioso. serpente? Non stai meglio. Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya.
Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. È tempo. Lo so che non sono come volevo. Invece sei più ma come lui di quanto tu dopo pensi. Dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. No, non è vero. La verità. Non sai ancora niente. La verità. Dai, diglielo, Kratos. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Bravissimo. Madonna. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato dio. E lo sei anche tu. Oh. Allora non hai niente da dire. Potrei spettacolare la diventare meraviglia. Un animale. Se puoi diventare un animale. No. Non credo che tu possa farlo. Fantastico. Non se l'aspettava. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Guarda com'è contento. Perché aspettare tanto a dirmi? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Che bella sta parte, che bella sta scena. L'ha accettato semplicemente. Ancora, non puoi ti provare, non si sa. Prendermi. Che non la scrivi? Yert. Non ho capito sto passaggio, cos'è successo? Se ad Alfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Esatto. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Si sta montando la testa. Siamo dei, mi fa sentire molto più forte. La torre scomparsa di Jotunheim. Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Cos'è successo, Kratos? Come hai fatto a saltare? Ma com'è possibile? Testa. Ci siamo? Andiamo! Non sono mai stato qui. La pietra deve essere quella. Wow. Camera di Tyr. Aspetti un attimo, mi faccio guardare. Arriva. Prima, per favore. Un anello. Due. Tre. Wow. Prendiamo il vento e poi corriamo velocissimi ad aprire qua. Ok, a 3 secondi ce l'abbiamo fatta. Usciranno dei nemici, immagino. No? Forse no. E qui cosa c'è? Cosa da prendere? Per il ragazzo. Uno skindu proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo pure, ragazzo. È un pugnale. Prendilo, ragazzo. Bello. Potrebbe servirci per spalmare il burro sul pane. Ecco perché non piace a nessuno. Ah, molto carino.
Ah. Guardate, che piccoli bello. Passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Wow. Wow. Troppo piccoli per mio padre. Aia. Me la caverò. Attento, fratello. Freya non è qui ad aiutarti se ti fai a È qui? Sì. Ah, ecco. Ok. Siamo arrivati qua adesso. Perfetto. E ci manca il vento però. Non posso fare quella cosa in 10 secondi. Guarda quello. Non posso fare quella cosa in 10 secondi. Però che figata. Dalla Grecia. Sapori di casa, eh? Guardalo lì. Della guerra, Kratos. Hai trovato. Basta. Niente. Distrazione. Non dimenticare perché siamo qui. Povero. Va bene. Quello dall'Egitto. Vabbè. A lui non ha capito niente di tutto ciò. Prendi, prendi cosa c'è lì. Allora via, tiriamo su questo. Prendiamo il prossimo vento. Guarda, droghe. E ti pareva. No, gli incubi no. Che combo incredibile. Che combo incredibile quella. Boom, boom. Altri a sinistra. Nel frattempo usiamo le spade. Tanto prima o poi lascia di torno. Eccola là. Non manca più. Non manca più. Ci sono forti. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Via. Perfetto. Ok, ora abbiamo quindi quella e certo, quell'altra strada. Voglio solo la verità. Ok, non i... Ah! Che male, pensavo di avere un po' più tempo. Che botta che si è preso. Ok. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Già le lame erano spaventose. Allora, qui abbiamo il passaggio. Prima del passaggio esploriamo. La vita, come sono messo, sono full. Anche perché sono morto prima. Lì ci sono delle rune da leggere. Nient'altro. Ehi, sono Skull e Ati, i giganti lupo. Ah, è vero. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno Sole e Luna, vero? Tyr li conosceva? Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. C'è un posto per arrampicarsi qui. Ecco qua. Abbiamo trovato il posto per arrampicarsi dopo aver vagato per un po'. Non ci arriviamo. Eccoci qua.
Boom. E ora ci sarà qualche tipo di minigioco con i due giganti lupo. La runa. Ah no, stiamo facendo scendere la runa. Aia. Che succede? Trappola. Aia. Aia, no, quello fa male. Vattene via. Io sto bene. Quello fa male. Come ti liberiamo? Tira le catene sul muro. Ma ce ne sono tre. Che cosa faccio? Atreus, calma, puoi farcela. Sbrigati, posso ancora se posso affogare. Ok, Aki è argentato, rincorre la luna. Skull è dorato. Ok. Per scatenare il Ragnarok devono dirlo. Ma non sono io. Bravo. La luna okay. Va a sinistra, il sole a destra e Midgard a cima. Quale leva? Devo fare salire la luna. Ci arriviamo, se ci arriviamo ci arriviamo al pelo, al pelissimo. Luna Midgard su, luna Midgard sole, pensa. Su, su, su. Dai, dai, abbiamo fatto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Al pelissimo, al pelissimo. Al pelissimo. Non posso affogare, buona sapersi. Non fermiamoci. Non puoi affogare perché non c'hai i polmoni. Padre, sopra. Questo è un problema. Questo è un serissimo problema. Ragazzo, ferma quella catena. Come? Non lo so. Fai qualcosa. Fai. Non c'è altro modo. Fallo. Fallo. È così resistente quel pugnale. Pensavo si spezzasse invece. Oh signore. Cosa sta succedendo? Prima via da qui, subito. Lo so, ma ti ha salvato. Non lo possiamo. No, è andato per sempre. Benissimo. Adesso tocca a noi, immagino. Andiamo giù allora. Ecco, ci siamo. Ragazzo, non hai il pugnale. Tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Wow. Uno per me. E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora. No. Come te. No. Ecco. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? E non è tanto difficile. Basta non uccidere chiunque ti si pari davanti. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Belle queste parole. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. La runa nera, eccola qui. Niente. Invece. Aspetta. Niente con te. No. La runa, l'hai vista? Sì. Ne sei certo? Sì.
sconfiggere. No. Bene, allora. Mira alla faccia. Spara ora. L'ho sentito anch'io. Peccato. Ancora no, scusa. Il microfono per sbaglio. Anche l'altro. Dai, ragazzi, uno per volta, però. Salve. Grazie. Allora, l'altro si è un attimo incantato. Eccolo che arriva invece. Non muore, si sta rigenerando la vita, com'è possibile? Ok, è andato. Tutto bene là dietro? Tutto benissimo. Adelus, potresti... Grazie mille. Ai. Oh, fatto. Oh. Grazie mille. È stato uno scontro molto particolare. Ok. Allora, direi, ragazzi, che ci possiamo salutare qui dopo quest'ultima boss fight. E ci rivediamo nel prossimo episodio, sempre da dove ci siamo lasciati. Mi raccomando, ricordate di continuare a supportarmi lasciando un bel like, ovviamente iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video e seguitemi anche sulle pagine social di Instagram, Facebook e Twitter. E ricorda, batti le mani, schiocca le dita, segui Mazzeus tutta la vita.